Eccoci, buongiorno a tutti, eccoci qua al nostro nuovo format, il The Prog Spritz. In realtà io e Robby abbiamo una birra, eccoci qua. Sì, dobbiamo ancora organizzarci nel dettaglio, però ci avviciniamo per passi progressivi. Ecco, Assolutamente, ci la iniziamo con la tua che birra. figa, cioè proprio bavarese la tua. Dove sei, Robby, che hai questo Sono boccale in Baviera, sono in Baviera. Sono lì? andato a chiedere uno spritz e mi hanno dato questo, quindi Bellissimo, mi direi. attrezzerò meglio per la seconda puntata. Assolutamente. Allora, siamo molto contenti di questo nostro nuovo appuntamento, molto tranquillo in libertà. Sarà un aperitivo tra di noi, che infatti l'alcol non può mancare, ma anche con voi. Quindi ogni volta che ci collegheremo, ogni martedì alle 18, ci aspettiamo anche le vostre interazioni per poter dialogare e sprizzare insieme a voi. Siamo momentaneamente orfani di Stefano perché è stato letteralmente rapito dai pulcini nel convento dove si trova in questo momento, però lo abbiamo sentito e insomma sta cercando di collegarsi. Abbiamo avuto qualche piccolissimo problema tecnico. Robby, innanzitutto, dato che tu sei in Baviera, com'è lì la situazione? Come stai? Inverno, inverno, grazie. Beh, diciamo che ci sono i giorni di primavera che si alternano a quelli invernali con temperature di 8 gradi, quindi ecco, oggi è uno di quelli. Per il resto, c'è un sacco di tedeschi, ho notato qui in Baviera. Pazzesco. E sì, comunque invece, a parte gli scherzi, ci sono tantissimi italiani, una quantità mostruosa. Ci sono delle zone dove ci sono più italiani che tedeschi, quindi evidentemente c'è stato un esodo per la ricorrenza delle festività, insomma, quelle cose lì. Mi ricordo Quindi che anche quando ero andata a Monaco c'erano italiani e arabi, tedeschi pochissimi, veramente pochi. Allora, mentre aspettiamo innanzitutto di vedere anche dalla chat se ci sono interventi, eccolo qua. Allora, abbiamo il nostro amico Alberto Pepe che ci saluta. Ciao, ciao carissimo Alberto, ciao Daniele Di Stefano che ci saluta. Ciao Stefano, Stefano Floris, ciao carissimi, è davvero un piacere poter sprizzare insieme a voi. E buona birrezza, ci dice Alberto, grazie, spero che anche tu possa condividere un qualche alcolico o non alcolico con noi. Questo è un appuntamento, appunto, mentre intanto aspettiamo l'arrivo, speriamo, di Stefano, per presentare ufficialmente il progetto The Prog Unlimited, anche perché giovedì, questo giovedì alle 20 abbiamo insieme a Roberto e a Stefano un appuntamento che è un webinar esclusivo, una premiere sul canale di InZion. Chiedo alla nostra Jessica che ci fa da Deus Ex Machina, da regista e da pubbliche relazioni, se riesce, eccolo qua, a mettere la locandina di questa premiere. Vedete che questo giovedì alle giovedì 27 aprile alle 20, la premiere dove presenteremo e parleremo del nostro progetto Padroni della Mente, progetto proprio di The Prog Unlimited, e lo faremo sul canale di InZion dell'amico Luca Nali. La prenotazione è obbligatoria, potete scrivere a info@inzion.com oppure iscrivervi direttamente dal sito. È una premiere dove daremo un assaggio sostanzioso di quel tour che con Roberto e con Stefano porteremo in giro per l'Italia, dove si parlerà, eccolo qua in chat, la nostra Jessica ha messo proprio il link per iscriversi direttamente dal sito di InZion alla premiere. Ed è questo progetto proprio volto a parlare di manipolazione, di propaganda, di mindfucking e anche tutto ciò che riguarda lo spettacolo, Hollywood, le serie TV. Ed è un progetto che è nato, insomma, soprattutto nell'ultimo anno insieme a Roberto e a Stefano. Robby, di che cosa parlerai tu? Ci dai questo, anzi, dai ai ragazzi che ci stanno seguendo un piccolo assaggio, un piccolo antipasto. Beh, diciamo che io ho. È arrivato, scusa, Ecco, è arrivato. arrivato, era sequestrato dai pulcini, ma abbiamo pagato il riscatto ed è tra noi. Eccolo qua. Ma dove sei? No, vabbè, ma tu sei fighissimo, cioè noi abbiamo Sono nel soltanto pub, scusa, il la problema è che birretta. non mi Ma facevano no. entrare e ho avuto un po' di difficoltà, ho dovuto sfondare una porta Sì, dietro, è eccetera, però insomma ancora la adesso sono nostra qua nel birra. pub.
In compenso non ho ancora da bere, per cui questo giro qua mi sa che vi guarderò. Ecco, sì, bene. Questo giro appunto è anomalo, chi con la birra, chi senza nulla, no? Quindi, però ecco, tanto per riassumere lievemente, io chiaramente molti sanno che sono abbastanza specializzato nel tema della propaganda, su quello che è la propaganda che io chiamo hollywoodista, quindi la propaganda che in grandissime quantità viene prodotta dagli, diciamo, dagli apprendisti stregoni statunitensi e poi riversata in milioni di cervelli, miliardi di cervelli in tutto il mondo. Cioè, quindi parlerò di quel tipo di tecniche, e mentre appunto Stefano ed Enrica hanno specializzazioni nello stesso tipo di argomento differenti, per quello che è nata in maniera molto spontanea questa collaborazione e quindi questo progetto, proprio perché c'è una complementarietà dei diversi tipi di specializzazione che abbiamo conseguito in maniera assolutamente spontanea anch'essa, cioè perché io odio la parola specializzazione che porta al concetto di fachidioto, cioè di uno che sa solo tutto di una cosa e del resto nulla, però quando ci si informa di qualcosa e si approfondisce qualcosa, si finisce sempre per finire in un sottoambito particolare. Per coincidenza o destino, i nostri sottoambiti nelle nostre esplorazioni della propaganda e della potenza che essa ha nel determinare i destini delle nostre vite, appunto hanno preso, diciamo, strade un po' diverse, quindi ognuno di noi è complementare agli altri. Quindi questo progetto, come detto, è stato un po' inevitabile, no? Non è che lo abbiamo deciso, ci detto sapete che cosa facciamo, una cosa, no, che semplicemente ci siamo trovati a parlare della stessa cosa da prospettive diverse e il quadro che ne veniva era superiore alla somma delle parti. Questo è perché abbiamo, è il motivo per cui abbiamo messo insieme questo progetto, che appunto per cui ci sarà la premiere questo venerdì, come ha detto Enrica, avete tutti i dati appunto collegati, e poi soprattutto prelude a incontri in persona, proprio nel mondo della realtà, quello tridimensionale dove si tocca le persone, in giro per l'Italia, qualora appunto qualcuno lo voglia organizzare in diverse località. Ecco, quindi questo poi è un nuovo invito a chi ci segue ed è interessato a organizzare questi eventi. Insomma, saremo in tour, soprattutto poi un tour fisico, perché poi la cosa bella di questi incontri è poter vedere dal vivo, incontrare dal vivo e parlare, relazionarci con le persone, però nel frattempo terremo anche questo format così molto informale ogni martedì alle 18, dove si commenterà anche, insomma, l'attualità a modo nostro, e dove in qualche modo offriremo anche delle piccole chiavi per deprogrammare le nostre menti e per sgrassarle da tutte quelle incrostazioni che abbiamo accumulato nei decenni tra manipolazione, condizionamento, mindfucking, propaganda e molto altro ancora. Ecco, Stefano, vuoi spiegare tu ad Alberto che cos'è The Prog? Allora, che cos'è The Prog? Beh, prima una cosa devo dirla perché è molto importante. Prima ascoltavo appunto Roberto che raccontava come è nato il progetto e diceva è nato in maniera estremamente spontanea. Non è proprio del tutto vero, ho dovuto corromperlo, ho dovuto portarlo in un posto con piscina, animali, è rimasto lì per giorni e giorni. Quando era completamente sbronzo e oramai non distingueva più l'alto e il basso, ho cominciato a fargli le mie manipolazioni mentali. Allora lui ha detto, vabbè dai, facciamo sta cosa. E alla fine, eccoci qua. Quindi non è che è proprio spontaneo. Le prove, video, le testimonianze, abbiamo tutto in realtà. E quindi lo stiamo ricattando ancora adesso, è sotto ricatto. Attenzione, piccola nota a margine. Stefano, come tutti sanno, è un esperto di mindfucking, cioè quel tipo di cosa che lui evidentemente ora confessa di aver attuato nei miei confronti con perfetto successo. Infatti io credevo nella spontaneità del tutto. Questo per dire quanto imparerete dai nostri corsi. Ci freghiamo anche tra di noi a vicenda. Infatti, guardate, ha appena dato anche Roberto un'enorme dimostrazione delle nostre capacità, perché cos'è alla fine dire a qualcuno che è bravo a fare mindfucking e che mi ha convinto a fare una cosa? È un modo di deresponsabilizzarsi completamente, per dire guarda, io sono una povera vita ma innocente, non è che adesso solo perché sono un gatekeeper. A proposito, avete già detto che siamo tutte e tre dei gatekeeper? Abbiamo non ancora, volevamo tenerlo un pochino più avanti, dai, adesso mi è iniziato così. È che sono arrivato in ritardo, c'era il bar, il pub qua aveva la porta dietro che non riuscivo a sfondare. Vabbè. Dai, però anche tu. Comunque c'era una domanda, che cos'è The Prog? Allora, The Prog è un progettonzolo, grossolone, che per adesso parte con i primi passettini, che siamo
noi tre come autori, c'è una persona splendida che non vedete, ma dietro le quinte, trama, che si chiama Jessica, che sta organizzando varie cose, che poi è l'interfaccia anche con chi organizza eventi, eccetera, o la stampa, o chiunque voglia avere informazioni, in modo da evitare anche la disorganizzazione tipica, perlomeno mia e di Roberto, perché qui va detto che invece Enrica è sempre stata estremamente, diciamo, professionale nelle cose, per cui diciamo. Però, insomma, adesso abbiamo questo impianto e l'abbiamo messo su partendo da questa idea, appunto, di quanto sia importante prima di poter fare qualcosa, cioè prima di poter effettivamente, perché noi adesso qui tutti fanno analisi di quello che sta accadendo, no? E da un pezzo, anch'io, cioè da tanti anni, Roberto, Enrica, eccetera, e tantissima altra gente, e sono tutti molto bravi. Poi qualcuno comincia effettivamente da qualche tempo, non da pochissimo, a fare anche qualche proposta, no? Qualche piccola proposta di azioni, di cosa possiamo fare, facciamo questo, proviamo le comunità, proviamo la via legale, proviamo a trovare alleati all'estero, che ne so. Però di fatto, prima di poter agire, bisogna secondo me mettere, come dire, a posto alcune cose che se non le resettiamo prima, dovunque, qualunque cosa facciamo, è sostanzialmente condannata a ripetere le stesse situazioni che abbiamo già visto, si sono già ripetute tante volte. Per dire una cosa banale, le rivoluzioni, ne abbiamo viste un sacco nella storia, lo sappiamo tutti, tempo, qualche anno, e i rivoluzionari sono diventati nuovi dittatori, punto. Cioè non è che è una cosa che a volte succede, a volte no, perché no, succede e basta. Poi possono, diciamo, avvenire in maniera molto brutale, molto chiara, oppure essere un po' mascherate dietro altre cagate, tipo le democrazie finte che abbiamo visto dove ci hanno portato. Quindi diciamo che forse è abbastanza importante cercare di individuare quali elementi vanno un po' ripuliti nelle nostre menti, prima di tutto, per poter fare qualcosa in maniera differente, per poterla impostare in maniera differente. E Deprog nasce da qui l'idea di deprogrammazione. Perché? Perché noi abbiamo, ci sono delle programmazioni, diciamo, ad alto livello, di cui ci rendiamo conto, che sono quelle di cui più facilmente parliamo, facciamo anche gli esempi tutti, no? Poi ce ne sono a più basso livello, cioè della roba che interiorizziamo quando siamo piccini picciò, e poi crescendo non la discutiamo più, ma neanche più ci ricordiamo che c'è. Però continua a comandarci, continua a impostarci in certe cose, in certi comportamenti, in certe reazioni, e quindi ci fa cadere come percotte nuovamente nelle stesse trappole da cui poi vorremmo uscire. Per cui l'idea di Deprog è andare a trovare questi cavolo di incrostazioni mentali e aiutare un po' a fare un massaggino alla mente in modo da sciogliere un po' questi nodi. Questa è l'idea generale. Poi in particolare le varie iniziative, appunto la conferenza, il corso che adesso abbiamo avviato, è la prima offerta formativa che facciamo, e poi per esempio abbiamo pensato di fare questa cosa, questo spritz, che è un po' diverso, perché non è qui noi non verremo solo a eventualmente, appunto, chiacchierare di qualche notizia, cazzeggiare un po', e già il tono un po' scanzonato vuole essere, no, fatto apposta, per quello parliamo di un aperitivo, ma soprattutto l'idea di spritz è che dovete partecipare voi, cioè nel senso, questa è una cosa che non è che la facciamo perché noi tre ci vediamo, ci parliamo e possiamo farlo anche senza stare davanti a voi, no? Cioè non è che... Però l'idea è quella invece che all'appuntamento con lo spritz chi vuol venire viene proprio a interagire. È come se fosse seduto al bar con noi a prendersi sto spritz e a fare due chiacchiere, ci fa delle domande, ma così, non, niente di preparato, proprio tutto fresco, no? Vedere un po' cosa esce e come funziona. Quindi creare un po' di movimento in questo senso. Speriamo che l'idea vi piaccia. Se non vi piace, andate a fanculo. E a parte quello, diciamo che siamo qua, ecco. E poi possiamo anche creare i nuovi quadri dei dittatori, l'hai spiegato tu chiaramente. Prima creeremo, sì, certo, i rivoluzionari, quello, poi subito i dittatori, aspiranti. Quello perché siamo gatekeeper, cioè abbiamo questa... cioè, la mission è quella, no? Poi adesso ovviamente abbiamo detto una serie di bagianate per intortarvi, no? Però a parte quello... Ovviamente, questo è anche importante, perché poi sembra che le conferenze e i corsi che proponiamo servano soltanto alla parte distruttiva, cioè a fornire sì delle chiavi, sì delle competenze, delle conoscenze, ma che ci si fermi lì. Invece, come secondo me è bene ribadire, sottolinearlo, come spiegava proprio Stefano, che queste competenze, queste chiavi servono sì da un lato a riconoscere poi le tecniche di manipolazione che vengono utilizzate dalla propaganda, dallo spettacolo, dalla politica e tutto il resto, ma anche in famiglia, nella vita quotidiana, sul lavoro e molto altro ancora, ma servono poi anche per immunizzarsi da queste
e quindi per cambiare la propria vita, perché e se no, come diceva giustamente Stefano, ci si può anche organizzare in tutta una serie di progetti, ma se non si resettano determinate false categorie, non ci si immunizza e si emancipa, ci si emancipa da questi condizionamenti, rimaniamo sempre in qualche modo schiavi e con un piede dietro in un altro mondo che è esattamente quello che invece vorremmo cambiare. E giustamente Federico ci chiede come utilizzare queste competenze nella nostra vita per farsi amicizie o per perderle alla peggio. Beh, chiaramente adesso io non so esattamente quale fosse il senso della domanda di Federico, chiedo poi anche voi. Questo è il gatekeeping operativo, guardate, sta dando la risposta, si interrompe l'audio. Ah, il mio audio si è interrotto? No, io sentivo tutto, quindi... Non so, io ti sentivo a scatti, non so se... Ah, e allora è Stefano che... Allora sono io con la connessione. È il regista del gatekeeping. Chiedo scusa. Perfetto, esatto. Sicuramente esatto. È un progetto, cioè un percorso che inizialmente può anche essere traumatico, nel senso che mettere in discussione la propria vita, la propria esistenza, le proprie credenze, tutta una serie di categorie che sono state introiettate in non soltanto anni, addirittura decenni, fin dall'infanzia, non è facile. Quindi si può anche arrivare in qualche modo, se non a litigare, ad avere a discutere o comunque a confrontarsi in maniera, spero, anche matura con altre persone. Non è che bisogna però necessariamente perderle, perché speriamo sempre che si possa dialogare con gli altri in maniera sana e matura. Certo è, lo stiamo vedendo nel nostro, diciamo, ambito dell'informazione libera e indipendente, è molto difficile perché, come tra l'altro scriveva proprio Alberto Pepe rispondendo a Federico, il potere, il sistema utilizza sempre il metodo del divide et impera, cerca di polarizzare l'opinione pubblica, innescare un po' quell'effetto Sarajevo e far sì che, come i capponi di Manzoniana memoria, ci si scanni l'un l'altro, ma sicuramente non è lo scopo del nostro progetto, così come lo scopo del nostro progetto non è poi imparare a manipolare gli altri, che sia assolutamente chiaro. Ecco, da gatekeeper moderato volevo aggiungere che volevo fare un invito, diciamo, alla tolleranza rispetto a persone che hanno tempi diversi per comprendere le cose, no? Perché sì, poi uno dei grandi motivi che porta le persone a scannarsi proprio sui fatti di cui ha parlato adesso Enrica è proprio il fatto che magari noi capiamo una cosa, ma non è che il nostro vicino, il nostro parente, il nostro cugino le debba capire col nostro timing, perché se vogliamo andare veramente a fondo alla questione, allora ragazzi, voi adesso capite le cose, insultate tutti perché le avete capite, loro no, ma magari noi le avevamo capite 15 anni fa, cioè quindi almeno sull'11 settembre credo di avere delle documentazioni che certe cose le avevo mette per iscritto 15 anni fa e altri sono arrivati dopo. Questo non era per fare una gerarchia dell'illuminazione, di capire le cose, del risveglio, altre cose, ma era un invito alla tolleranza a quelli che hanno bisogno di tempi più lunghi. Mi è successo a me. Sì, Roby, Roberto, dico, chi è che non ha un cuginetto ritardato? Dai, cioè, ma anche noi siamo ritardati rispetto a noi stessi di qualche anno prima. Cioè, è un percorso. A me è successo di incontrare un amico un anno fa che aveva appena avuto un infarto, non gli ho detto niente, e si era ripreso, era bacchettone, stava proprio ligio, tutte le cose, la mascherina, cioè. Poi passa un anno, lo rincontro, io non gli dico niente, e lui mi dice, ma ho fatto venire... Cioè, nel frattempo ci è arrivato anche lui. Però ci è arrivato per conto suo, al massimo noi quello che facciamo forniamo gli strumenti alle persone poi per fare degli esami di coscienza e comprendere le cose, però bisogna capire che c'è gente che ha dei tempi diversi dai nostri. Questo era solo un invito proprio per evitare quel tipo di conflittualità tossica che poi invece verifichiamo in giro, no? Cioè, di tutti che si scannano in famiglia sulle cose, perché se qualcuno è tardo di comprendere è perché è debole in quel senso, è debole su quell'aspetto, perché gli crolla il mondo addosso se capisce certe cose in quel momento. C'ha bisogno di più tempo. Prima o poi, soprattutto il dolore dell'esperienza lo costringerà a capire. Possiamo aiutarlo, ma evitiamo di entrare in conflitti che poi radicalizzano lo scontro e, diciamo, frammentano veramente poi relazioni che altrimenti appunto hanno valore. Quindi molti amici che si perdono, per tornare al discorso che facciamo. In realtà bisogna cercare di non perderli,
nell'ambito del possibile questi amici, al massimo li metti in sospensione, in congelamento della serie. Dice, vabbè, facciamo così. Questi amici sono un attimo in una fase di freeze, no? Per cui quando in salamoia, eccetera, perché io personalmente ho già visto appunto alcune di queste amicizie che si raffreddano, che poi si riaggiustano in seguito quando pian pianino poi si ritorna tutti nel solco della realtà, ecco. Quindi questo è appunto un invito davvero gatekeeper, no? Diciamo. Il bello è che invece queste cose poi ci prendono sul serio. Ma di sicuro, allora, taglieranno poi i video e metteranno, ecco la prova, hanno confessato. Esatto, tutti i pezzettini, sì. Sicuramente. Però in ogni caso, secondo me, è anche una questione di rispetto nella tua persona e anche il fatto di non voler pensare, avere la presunzione di voler convertire le altre persone, di catechizzarle, perché noi pensiamo di aver capito determinate cose e gli altri non ci sono ancora arrivati. Anche perché se tanto il terreno non è pronto, tu puoi riempire, dare tutta una serie di fatti, di conoscenze, di informazioni, ma tanto non è che germoglia il seme, secondo me. Oh, ragazzi, questo è lo spritz più serio che mi sia mai capitato. Ah, vabbè, allora dai, iniziamo a... No, senti... Vai. E perché non stai bevendo, se no saresti serio anche tu. Io se bevo è alla fine proprio, cioè, vedete già adesso che sono sobrio, che cosa combino. Magari ti bilanci. È un inizio, come prima puntata ci manca lo spritz, abbiamo la birra al posto dello spritz, mancano, e soprattutto non siamo abbastanza alterati per essere di quella situazione. Sono disarmato proprio, guardate. Allora, la prossima volta beviamo prima di iniziare, così iniziamo a farlo da sbronzi e possiamo essere più elastici. Ma secondo me possiamo anche dedicare qualche minuto a dire che cosa abbiamo bevuto, che gusto ha, facciamo le review, no, della birra o del sommelier. Allora, intanto stanno arrivando altri messaggi, guardiamo intanto i messaggi. Questo di nuovo Alberto, che dice: non so la tipologia di domande si può chiedere. Seconda domanda: sta facendo molta polemica nei social l'affermazione di Jerry Scott allo show dei record, quando ha avuto un ospite signora con 58 microchip in corpo. Jerry Scott, che sembrava dire un'ottima cosa al chip, una forma di manipolazione iniziale al chip. Allora, io francamente non ho visto la clip, non ho visto la sequenza. Sicuramente rispondo per me, poi lascio la parola ai colleghi. Vi è da alcuni anni, se prima la questione del chip sottocutaneo era il tabù anche della controinformazione, era proprio la tematica da cospirazionista con la stagnola in testa, negli ultimi soprattutto 3-4 anni ci si è aperti molto anche a livello di media mainstream per cercare di sdoganare la tematica e proprio il chip stesso, e quindi è cambiata totalmente la propaganda. Ma se seguite la finestra di Overton, la teoria della gradualità, e adesso ci sono sempre di più i media mainstream, da aver iniziato Repubblica, arrivando presumibilmente anche a Gerry Scotti, a caldeggiare che cosa? La comodità, l'utilità di questi dispositivi tecnologici, e quindi ormai tanto la finestra di Overton è spalancata. E a questo si può aggiungere che 56 chip sono chiaramente troppi, credo che 50 sia più o meno il limite che io raccomanderei. E questo sembra una battuta di spirito, ma in 50 realtà... 50 in città o fuori città? In città ce ne bastano 25. Infatti il problema è proprio questo, che noi ci scherziamo sopra, ma questo è il meccanismo che viene usato generalmente, con delle sparate assolutamente fuori di testa, per poi mettersi tutti d'accordo che un chip basta e avanza. Ecco, per cui alla fine tutti dicono, no, ma guarda, ne abbiamo risparmiati 55. Quindi il trucco è tutto lì. In realtà un chip veramente basta avanza a loro, cioè quelli che li vorrebbero mettere. E ti minacciano con 55 chip, così che ti sembra di aver vinto la lotteria, quando te ne abbuonano 54. Insomma, quando avrà finito le parti del corpo, cioè ce l'avrà ovunque, 58 chip. Infatti mi erano venute in mente delle battute, però le sto scartando una dopo l'altra. Le stavo pensando anch'io. Ok, no? Ma a parte questa cosa qua, no? E io invece faccio una meta osservazione, cioè scavallo la domanda, perché tu, Roberto, hai appena detto, no? Noi ci scherziamo su, però invece questo è proprio una cosa che fanno, eccetera. Ecco, io faccio una mini osservazione sul fatto dello scherzo, dello scherzare.
perché molti, per esempio, si sono qua, quando io faccio i video così, a volte parlo di cose talmente orribili, no? Tipo quello che stanno combinando con la roba che ti iniettano, eccetera, eccetera, e quando arriva a dichiarare i punti più orribili, mi metto a ridere, no? Come dire adesso, come adesso. E molti si arrabbiano nei commenti, molti mi dicono, ah, ma come fai a ridere? La gente muore, eccetera, no? Dico, allora, il punto è, secondo me ridere... Ho di ridere ho salvato, cioè, una persona. No, essere in grado di prendere qualcosa anche di orribile, no? E riderci sopra, scherzarci sopra, è in realtà una cosa estremamente potente, sia a livello individuale, perché ti permette di scaricare l'angoscia che ti carica addosso a sta roba qua, no? Perché stiamo a parlare di roba orribile per tutto il giorno, poi cioè, vai via che non... ti senti costipato come una scimmia con un tappo nel chip. Per cui a questo punto io preferisco ridere, e già è personale come sfogo, ma penso che in generale sia anche in termini comunicativi un modo di dissacrare, cioè di togliere potere a queste cose qua. Anche perché, di nuovo, noi siamo abituati, no, a fare questi discorsi su questi argomenti e spesso ripetiamo cose che abbiamo già detto o che qualcuno ha già sentito, eccetera, no? Perché? Perché è vero, sono importanti, sono centrali e indubbiamente tornano, no? Però lo facciamo sempre molto seriamente, perché siamo abituati a pensare che tutti, no, che se una cosa viene detta seriamente allora ha importanza, se invece viene detta scherzando e ridendo non vuol dire un cazzo. Ecco, invece secondo me dobbiamo cominciare a bypassare anche questo, cioè togliere sacralità a sta roba, cioè ridergli in faccia. Sapete quando dicono una risata vi seppellirà, eccetera. Se cominciamo a togliere potere a questa roba, il potere che opprime la mente, che opprime il cuore, ridendone un po', anche se sono cose orribili, già secondo me facciamo un passo avanti. Sì, ma anche perché scusa Enrica, perché mi devo riallacciare a questo. Uno dei miei scrittori preferiti è Robert Sheckley, che appunto poi è diventato anche suo amico. A proposito, mi ha scritto la sua vedova oggi, vabbè, piccolo inciso. Ah no, cioè, voglio poi sapere, mi dici in privato. E poi ti dico in privato. Intanto, privato, siamo allo spritz, dopo ci dici della vedova di... Le dico in semi privato. E aveva scritto una linea favolosa, appunto, cioè una linea, adesso traduco dall'inglese, one line, ha scritto un paragrafo favoloso nella prefazione ad una delle sue antologie che diceva io rido di cose per cui è troppo, per cui piangere non è sufficiente, no? Cioè, quindi il perché basti piangere, no? Cioè ridere di cose per cui, che sono troppo triste perché basti piangere, cioè quindi da un certo livello in poi ad avere la serietà che un argomento si meriterebbe, si diventa kitsch, cioè perché certi argomenti che sono di attualità oggi e negli ultimi anni sono di una tale gravità che non esiste una misura della serietà che noi possiamo avere che sia commisurata alla gravità che hanno. Cioè da un certo momento poi vai fuori scala, e quando vai fuori scala diventi kitsch se rimani nell'ambito della serietà. Quindi a questo punto deve scattare la molla del riso, no? Del riso dissacrante, come ha detto Stefano, che in qualche maniera voglia seppellire l'orrore, no? Che ci si vuole imporre, l'orrore semantico che ci si vuole imporre, perché poi il vero problema è il significato non sensicale, no? Di quello che viene espresso, cioè il fatto che venga considerato normale quello che non è neanche abnormale, quello che è il non senso puro, cioè questa follia di massa che poi ci riporta all'osservazione di Erasmo da Dot, che l'esperienza umana è la storia della follia, no? Perché questo tipo di follia che noi osserviamo con distacco leggendo la storia dei tempi andati, adesso si è risvegliata in una misura che nessuno di noi veramente credeva possibile. È un bello spettacolo, però. Risposta Lampo e Elisabetta. Non sono comprati, si cacano addosso, sono dei cagasotto. Fine. Sono anche stupidi. No, io vorrei aggiungere, nel senso che non è per difendere i miei colleghi, però non è che tutti sono comprati, perché molti dei miei colleghi sono ormai sottopagati, perché quando arriva a essere pagato 10 euro per un articolo e magari ci hai lavorato tutta la giornata, non sei pagato, cioè a parte che sei sfruttato e schiavizzato e non è neanche quello, e che molti non hanno mai avuto modo di
adottarsi o di farsi, di assumere proprio determinate categorie per leggere in maniera diversa la realtà, e altri invece sono proprio stupidi, o per anche questioni che a furia di stare all'interno comunque di un ambiente finiscono anche per assorbire proprio caratteristiche di quell'ambiente e anche per introiettare dei convincimenti, dei dogmi che magari inizialmente non erano loro, ma se rimani sempre all'interno di un ambiente finisci anche per pensarla come quell'ambiente ti ha in qualche modo spinto a pensare. Quindi secondo me è molto più complessa la situazione, anche perché non è che si può generalizzare così tanto. È ovvio che poi quelli che sono più importanti, direttori di testate, influencer, debunkers e tutto il resto, hanno delle agevolazioni che gli altri non hanno. Tornando invece al discorso del dissacrare attraverso la risata, l'ironia e il sarcasmo, ricordiamo anche che nel libro Come abbattere un regime di Gene Sharp, che poi era stato utilizzato anche dal metodo Otpor in Serbia e anche poi per diverse altre, insomma, proteste di massa, uno dei punti chiave era proprio quello di dissacrare il potere del sistema attraverso l'ironia, il sarcasmo, la risata, perché tu, come dicevano sia Roberto che Stefano, vai a togliere, a svuotare, a erodere di importanza, e soprattutto in un periodo come questo, in cui ormai viviamo in una parodia, in un mondo che è totalmente grottesco, non puoi fare altro che anche non prenderli neanche più sul serio, e secondo me mostrare proprio che al di là di questa maschera politicamente corretta e tutto quello che hanno, c'è un volto spettrale, ma al tempo stesso grottesco, parossistico, per cui non puoi che ridere di loro. Non ti boccine, lui, lei muore. Esatto. Io anche la gatta non vaccinata, pensate un po'. E siamo ancora vive. Cosa ne pensate delle cause al limite del ridicolo che stanno sperando i giornali riguardo le morti e i improvvisi? Cosa ne pensiamo? Hanno ragione. La pizza è una killer. Io ho visto pizze che voi umani, al largo delle nubi di Tannhäuser, eccetera, eccetera. Cioè, che tu esci per strada, arriva una pizza, ti ha fatto un agguato all'angolino. Cioè, i briganti di una volta sono oramai qui squilie. So che Arcadia voleva... Amore, che bevere, ci sono le pizze con l'ananas. Quelle... le pizze con l'ananas. Cioè, non so se mi spiego. Hanno ragione. Quelle non ti puoi riprendere più, cioè, no, vabbè. Beh, ci sono le pizze, c'è l'ora legale, il colpo di freddo, il colpo di caldo, il condizionatore. Ecco, l'ora legale, scusate, una piccola osservazione. Io sull'ora legale avrei da dire una cosa. Capisco, per esempio, che quelli del PD possano identificarlo come un pericolo, l'ora legale, perché già una cosa che è legale, già comincia a essere pericolosa, ci arrestano. Però per tutti gli altri, non, cioè, magari l'ora solare dovrebbe essere più un problema per pipistrelli, però vabbè, lasciamo perdere i pangolini, scusate, andate avanti voi che sono già sbronzo. Poveri pangolini, ma vogliamo anche spezzare una lancia in favore dei poveri pangolini che sono stati perseguitati per 2 anni, additati come un tori dopo aver presumibilmente avuto dei rapporti sessuali con i pipistrelli per il doppio salto di specie, poi... il dito, la colpa è finita sui poveri cani procione e sono poi stati scagionati. Ma tu scherzi, io ho lanciato il club amico del pipistrello, cioè nel senso ci sono rimasto malissimo. I pipistrelli, a parte il fatto che i pipistrelli mangiano le zanzare, già solo per quello io sono pronto a 2-3 pandemie pur di avere un po' di pipistrelli in più, perché accidenti, cioè come delle zanzare con influenza, ma dai. Beh, l'amico procione potrebbe essere il titolo anche di un film. Allora, ci rivediamo martedì, c'è Jessica praticamente che ci dice che... dalla regia ci stanno chiudendo il bar. Beh, in conclusione possiamo ricordare che oggi, essendo il 25 aprile, è il giorno della resilienza, cioè il nuovo valore fondativo di questa società, che praticamente... No, scusa, oggi non è l'anniversario dell'occupazione? Sì, esatto, però l'anniversario della loro occupazione è il giorno della resilienza, cioè quello in cui noi ci felicitiamo di metterci a 90 gradi, cioè che è molto importante... Aspetta un attimo, parliamo. No, beh, io parlo del pensiero mainstream, ecco, chiaramente il pensiero mainstream celebra oggi il giorno della resilienza, dove ci si mette tutti
a 90 gradi e a quel punto ritorna il discorso di questo chip che è dove si infila il 55esimo chip. E lo lasciamo questo mistero, diciamo, all'immaginazione del misterioso. Ok, però glielo diciamo che giovedì saremo un pochino più seri e daremo insomma tutta una serie di informazioni molto ben dettagliate, e ci troviamo alle 8 sulla piattaforma di InZion per parlare di mindfucking, di propaganda, manipolazione, propaganda hollywoodista, quindi cinema, Hollywood, serie TV e molto altro ancora. È una premiere, spiegheremo in che modo il potere orienta i nostri pensieri, censura il dissenso, come si sono evolute nei decenni le tecniche di manipolazione e soprattutto quali sono, faremo diversi esempi, e poi ci sarà anche la parte costruttiva, cioè spiegheremo, insegneremo praticamente come ci si può difendere dalla propaganda dei media di massa e del cinema e in generale dalla manipolazione. Così andiamo in chiusura e speriamo di, parlo a nome di tutti e tre, di vedervi numerosi giovedì sera alle 20 su InZion. Venerdì sera, mi sembra. No, giovedì. Sabato? Domenica. Il primo maggio. Voilà. Il 27. Il 27, siamo tutti d'accordo che è il 27. Sappiamo sicuramente che è il 27, poi non siamo sicuri che sia giovedì, secondo me è giovedì, aspetta un attimo che guardo. Allora, la mia segretaria, la mia assistente qua sta... Dipende anche dal fuso orario. No, è giovedì, è giovedì. Hai da fare, Robby? Hai preso no, no, ecco, è fatto bene a dirmelo perché io vivo in un'altra dimensione, aia, quindi... Babu mi sta mordendo in diretta, quindi parlate voi. Vai giù. Beh, ma ha già detto tutto Rob e ha già detto tutto tu, ah, e poi mi pare di capire che ci vogliono chiudere ancora il pub qua. Ah sì? Sì, mi sa che Jessica vorrebbe andare, sì. Dai ragazzi, è stato il primo giro, al prossimo speriamo che... spero di aver più da bere io e già questo a me basta e avanza. Beh sì, direi per tutti. Ok ragazzi, io e Babu vi salutiamo. Ciao Robby, ciao Stefano, ciao a tutti. Io e la birra vi salutiamo. Vabbè sì, anche la birra, sì. Però Babu viene prima. Ciao, 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 grazie, grazie a Jessica e grazie a tutti voi. Ciao ragazzi, ci vediamo giovedì sera e poi martedì prossimo, come sempre, alle 18 con almeno uno spritz o una birra o un bicchiere di vino per tutti. Ciao!